Buonasera, buonasera a tutti, rieccoci qua con l'incontro con i vincitori. Vincitori di cosa? Di ANV Film Festival, questo tanto desiderato festival dal nostro caro presidente che questa sera, cari miei, abbiamo in diretta con noi. Ora lo saluteremo. Intanto volevo ringraziare la mia regia, non ricordo come si chiama. Sempre lo stesso, sempre lo stesso. Sia il nome che il cognome, sempre gli stessi. Riccardo Ferranti, un carissimo siciliano trapiantato al nord. Allora, intanto salutiamo i nostri ospiti, che sono Fabio Stanzione, penso che tutti conosciamo, e Nicola Brunelli. Nicola con la K, vero? Con la K, sì. Perfetto. Ho scoperto questa sera che Nicola fa parte di una crew di youtuber abbastanza importanti, dove veramente hanno un bel seguito, quindi magari parleremo anche di questa sera. Intanto volevo dare la parola al mio carissimo presidente, perché è quello che mi rappresenta. Ciao presidente, come stai? Ciao Calogero. Stasera ti vedo meglio, gli altri giorni hai tutto sfogato, oggi sei migliorato. Abbiamo attuato, siamo ritornati al vecchio sistema. Prima invece utilizzavamo la telecamera frontale, e ora invece stiamo utilizzando la telecamera dell'iPhone, quella normale. Come stai intanto? No, bene, tutto a posto. Dico, penso che puoi prendere un sospiro di sollievo, questo agoniato festival che ti ha fatto tribolare è arrivato a conclusione. Stiamo grazie a Dio raccogliendo i frutti, perché molti, ma credimi, molti professionisti hanno apprezzato questo tuo impegno, l'impegno di tutta l'associazione a riguardo, ma il tuo in particolar modo, perché hai dato anima e corpo a questo progetto. Poi due giorni fa è andato anche qui nelle Marche, non so se Nicola l'ha visto, è andato anche su ETV in prima serata, hanno trasmesso le 9 sera. Sì, l'ho visto. Diciamo sì, ha avuto un buon riscontro, e era meglio se si poteva fare dal vivo come programmato, era sicuramente tutto un altro impatto. Ovviamente, però dalle circostanze, diciamo, siamo riusciti a fare il massimo che si poteva fare. Adesso già intanto sto pensando per il prossimo anno. Prossimo anno, ovviamente con un punto interrogativo enorme, carissimo Daniele, perché speriamo che ci liberino presto. Naturalmente vi annuncio che comunque la mia quarantena è finita, però ancora i miei familiari sono in quarantena. Io vivo in questo momento dove lavoro, quindi ci dormo anche qui in studio, ed è pesante, pesante per noi che stiamo bene. Figuratevi per tutte quelle persone che effettivamente hanno sofferto e continuano a soffrire con il Covid, quindi non è una cosa da prendere sotto banco. Invito tutti a stare prudenti, specialmente con le persone più grandicelle, perché loro rischiano di più di noi. Entriamo nel vivo della nostra... Naturalmente tu non ci abbandonare, capisco che tu possa avere premura per andare a cenare. Solo una cosa che ti volevo dire. Prego. Una cosa, ecco, di questo film festival che, come avete visto tutti quanti, non era solo per i soci ANV, ma l'ho voluto fare comunque aperto a tutti quanti, e ci ho tenuto parecchio a non farlo solo come magari è successo in altre edizioni o succede in altre situazioni simili, esclusivamente per i wedding, perché magari ha più utenti, ma ho voluto fortemente allargare questo a tutti quanti i videografi, dai video musicali agli advertising, ai cortometraggi. E adesso per il prossimo anno spingeremo ancora di più, perché questo è stato il primo anno, ancora ci sono state richieste, ma logicamente la maggior parte dei video arrivati erano quelli dei wedding, gli altri erano un po' meno. Però il fatto di vedere tante altre categorie in concorso e vedere tanti videografi che comunque sono bravissimi anche in altri settori è molto molto bello. Infatti abbiamo visto dei bellissimi cortometraggi, dei bellissimi video musicali, belle pubblicità, cioè è un po' il tutto, perché comunque il lavoro del videografo non è solo wedding, ma è a 360 gradi tutto quello che è il settore video. Bravo, io penso naturalmente è un mio pensiero, e voglio che in questo che dico anche voi due, sia Nicola che Fabio, specialmente Fabio, che dal punto di vista del wedding
ha tanta esperienza da poter raccontare. Io penso questo, che noi abbiamo sdoganato, noi come entità, quindi il videografo ha sdoganato quello che prima era un lavoro surrogato, no? Però il primo approccio è sempre stato il matrimonio. Quindi dobbiamo forse toglierci un po' questo fardello da dosso, che noi, il videografo non fa solo ed esclusivamente matrimoni. Ma il video qui c'è un esempio stasera, che è Nicola, che a parte un anno che mi ha aiutato a me a fare i lavori, lui l'ha sempre odiato, i matrimoni non l'ha mai fatto. Questo il fatto Marco, che Marco l'ha odiato, sì. Andavamo fuori, no? Andavamo in giro, no? Le Marche, quella è la parte più bella, vero Nicola? Sì, è ovvio. Quindi hai ragione quando dici che prima, cioè, il nostro lavoro è principalmente wedding, perché è quello che ci dà più un'immediatezza, però il video è tanta roba. Tante cose. Vorrei iniziare a parlare questa sera con Fabio, che tra l'altro è un caro amico, è una persona che conosciamo da tanto tempo, per vari motivi si è trovata a dover allontanarsi per scelte sue dall'associazione, ma una piccola vocina ci ha annunciato che forse ha intenzione di rientrare in associazione. Ma di questo ne voglio parlare con te, Fabio, subito dopo aver visto il tuo primo video, che ha vinto il miglior fotografia in ADB, scusa, la categoria ADB. Sa che c'è qualche problema di audio. Calogero, non ti sentiamo. Ora? Adesso sì. Mi sa che c'è un problema al cavetto audio. Vai, no, non ti sentiamo, Calogero. No. Cerca di sistemare. Quando lo tocchi il cavetto audio, qui arriva l'audio. Allora, prova. Come è nata Flavio l'idea di questo video? Ci sei? Sì, sì. Ti sentiamo. Allora, Daniele, praticamente sì, questo video è stato realizzato per un'azienda americana che importa in America, dalla Puglia, olio e pasta, che sono comunque due prodotti molto forti in Puglia. Loro mi avevano detto che volevano puntare molto direttamente sui prodotti, far vedere tipo anche la raccolta delle olive, però non volevano molta gente presente nel video, quindi ho pensato di concentrarmi molto sul discorso di fotografia, con questo discorso di luci e ombre e nero, e quindi lavorare molto sulla fotografia con i vari prodotti, quindi dalle olive alla pasta, tutti i tipi di pasta che c'erano, e poi con i sound effect. E quindi la maggior parte di quelle scene, tranne qualcuna, perché si può pensare che sono quasi tutte girate in studio, sono comunque quasi tutte girate con la luce naturale, una nel frantoio o poi nel dove producevano la pasta, solo qualcuna sono girata con fondale nero in studio praticamente. Vabbè, una fotografia molto molto bella questo video. Grazie. No, su quello sì, abbiamo puntato tantissimo sul discorso di fotografia, perché loro non hanno voluto coinvolgere attori, quindi ho detto ok, quindi dobbiamo cercare di
andare con molta fotografia, poi magari con un brano che tende sempre più a salire, è Sound Effect, perché a parte la fotografia, però se gli togli il Sound Effect a quel video, perde il 50%. Questa è la dimostrazione che è tutto importante nella realizzazione sicuramente un bel prodotto. È un qualcosa che valorizza un po' non solo la Puglia, ma tutta l'italianità. Scusatemi, veramente sta caramella di stasera è fastidiosa. Sì, vabbè, sono prodotti pugliesi, ma sono prodotti comunque appunto italiani, figurati, quindi... Ok, prima di continuare a parlare con te vorrei giusto fare un po' di entre-esci tra i miei due ospiti, quindi volevo far vedere il video di Nicola, quindi miglior concept, ho detto bene Riccardo? Dai, stai migliorando, sì. Di Nicola Brunelli, mandiamolo e poi ritorniamo per parlare con lui di questo video. Ok, allora aspetta un attimo, parliamo di video musicali o di cortometraggio? Video musicale, okay. Video musicale. E basta, se vuoi rimanere a casa, fatti la tutta la folla e balla, balla, balla insieme a noi, e balla, se vuoi rimanere a casa.
Rieccoci in diretta, inizio subito facendo un bel complimento a Nicola da parte di un nostro caro socio Emanuele Torre, che sarà sabato con noi alle 15. Ti fai complimenti per il concept e anche per la regia, quindi già prenditi, prima di iniziare a parlare, prenditi questo bel complimento e vai avanti. Allora, parliamo di questo concetto, cosa avete voluto e come è nato questo, la creazione di questo video, partendo dalla commissione allo storytelling, alla regia, alla fotografia, tutto. Sì. Allora, noi chiaramente per un gruppo musicale, il K-Pro, che se non li conoscete sono un gruppo di Iesi, anche, vabbè, io li adoro, però è anche molto conosciuto nella regione e anche oltre. E niente, noi avevamo già fatto un video per loro, Viva la Rivoluzione, che è stato il primo video che abbiamo fatto per loro, che è più sull'impostazione comica, che era quella l'impostazione comica che abbiamo noi, avevamo come gruppo, anche sul web, insomma, poi ne parleremo. Chiaramente io con Marco Mondaini e Giuseppe Puocci, che sono stati insieme a me, insomma, avevamo questo gruppo di creativi, diciamo, di videomaker, filmmaker più che videomaker. Ognuno chiaramente seguiva più un aspetto dell'altro, insomma, Giuseppe seguiva la fotografia, quindi secondo me c'è stato un ottimo lavoro anche in quello, e Marco, oltre a essere uno degli attori principali, è quel ragazzo pelato, diciamo, senza capelli, che fa la parte, ha seguito tutta anche la direzione della produzione, e ovviamente anche per quanto riguarda il concept è stato un lavoro di tutti e tre, quindi comunque è un merito che condivido volentieri con gli altri. Io ho seguito più ovviamente l'aspetto registico, anche sullo storyboard e su tutto, però è stato un lavoro complessivo, di gruppo, diciamo. Lavoro di squadra. Di squadra, diciamo di squadra. L'attrice, non so, penso che la conosciate, insomma, è Rebecca Liberati, che ha vinto anche ultimamente anche con Giacomelli il Festival di Torino, Film Festival dei cortometraggi con Spera Teresa, e Alessandro Delia, che dicevamo prima, bravissimo ragazzo, un bravissimo attore, e anche la ragazza e le varie comparse. E l'idea è nata semplicemente come brainstorming, insomma, volevamo fare qualcosa di non comico, perché la canzone ci ispirava molto, invece una situazione onirica. E quindi ci siamo immaginati, proprio seguendo abbastanza il testo, ci siamo immaginati questa vicenda di questa madre, diciamo, che perde la figlia, e le sventure, insomma, della vita che possono capitare, soprattutto in questo periodo, poi ancora oggi, ancora più reale, diciamo, in questa situazione. Però ecco, la gioia, la bellezza del ballo e della musica, che possono comunque risollevare l'animo umano. E quindi, insomma, ci ha affascinato anche a livello proprio di immagine, di immaginario. Ognuno di noi ha dato degli spunti di immagine, insomma, ed è venuto fuori nel complesso un ottimo lavoro. Comunque, e secondo me è un bel esempio di lavoro di gruppo, questo sì. Sì, sicuramente è arrivato. Sicuramente è arrivato, e si vede anche il lavoro dietro, è un bel prodotto, un gran bel prodotto. Non a caso hai vinto miglior concept, quindi sicuramente il lavoro di squadra ha premiato. Ascolta, tu a parte... Sono, anche prego, prego, guardando prego. Che magari non conosco, magari Nicola, giusto se vuoi dire te che settore copri, che cosa ti occupi come videografo, come videomaker, filmmaker? Stavo facendo questa domanda, mi hai preceduto, caro Presidente, hai fatto benissimo. Cioè, di cosa mi occupo? Vabbè, io faccio filmmaker, diciamo, più che videomaker. Cioè, cerco sempre di inserire all'interno dei lavori, sia per di comunicazione che lavori più artistici, come cortometraggi, appunto l'idea di un concept, cioè di un'idea, cioè deve essere sempre un qualcosa che vada oltre l'immagine, ok? Quindi fondamentalmente ho sempre cercato di mettere nei miei lavori condivisi anche con gli altri, questo
che parta sia dalla comicità ma anche nell'aspetto un po' più magari anche drammatico. Per quanto riguarda la comicità, io ho fondato insieme a Roberto Micucci, un altro ragazzo che non fa proprio questo di mestiere, però ai tempi del liceo abbiamo fondato questo gruppo che si chiama Varian Vals, è un gruppo comico di sketch sul web comici, e negli anni pian piano cambiando anche le figure, tra cui chiaramente Giuseppe e Marco, siamo cresciuti molto, diciamo, a livello di visibilità, creando questi brevi, dai inizialmente facevamo addirittura i 15 secondi di sketch, quindi proprio delle freddure incredibili, fino a poi a veri e propri mini cortometraggi, due dei quali sono quelli che ho presentato come cortometraggio, insomma. Penso che per ora la regia sta mandando un po' il vostro canale, quindi abbiamo modo chi vuole seguirti di poterlo fare. Ti stavo facendo una domanda e mi sono distratto vedendo tutte le anteprime dei vostri video, che sono veramente esilaranti già solo a vedere l'anteprima. Sì, ti faccio i miei complimenti veramente, e ti seguirò. Vorrei tornare un attimino a parlare con Fabio, questo anno per noi è stato forse un anno da dover cancellare, per noi che abbiamo l'80% delle nostre entrate legate agli eventi matrimoniali. Totalmente. Posso chiederti come hai vissuto e naturalmente aver vinto due categorie nel nostro film festival forse ti ha un po' risollevato il morale, perché penso che tutti abbiamo avuto, oltre alle perdite, pochi stimoli. Sì, no, ma perché diciamo che l'annata è stata quella che è, quindi poi soprattutto se si lavora molto con o clienti esteri o comunque chi deve viaggiare, anche magari chi dal nord si sposa in Puglia o anche italiani che vivono fuori, diciamo che è stata un'annata molto, molto particolare. Infatti nel mio post fatto proprio per quando ho vinto i due premi, ho scritto: una delle cose positive di quest'anno è stata proprio questa qui, quindi diciamo che è una cosa che comunque ti tira sul morale, anche se si è cercato sempre di non perderlo, perché comunque viviamo di questo lavoro, e anche sia quando stiamo a filmare, ma soprattutto quando stiamo davanti al computer per l'editing, se non siamo su di morale non riesci a tirare fuori cose importanti. Quindi è meglio alzarsi e andare via, non cercare assolutamente alzare la mano, perché non riesci a tirar fuori nulla assolutamente dalla nostra testa. È stata una bella iniezione, un'ulteriore iniezione di fiducia. Poi sono stati due premi, il discorso della miglior fotografia, due cose a cui io ci tengo tantissimo nei miei video, che siano matrimonio, che siano altri tipi di video. Lo sa benissimo chi lavora con me, perché lo stresso tantissimo, che la cosa principale è proprio la fotografia, cioè la base di tutto. Qui abbiamo Daniele, che penso che anche per lui sia così, vedendo i video. Anche per Daniele è una delle cose fondamentali. Sì, no, assolutamente. Sì, ma quello di Fabio è stato veramente bellissimi lavori. Anche a livello fotografico è veramente spettacolare. Non è semplice, non è poi così semplice in un matrimonio dove ci sono delle tempistiche non da set, diciamo. Perciò riuscire a realizzare queste impostazioni fotografiche in queste situazioni significa anche essere preparati mentalmente. Sì, ma è quello che dico sempre, si deve cercare sempre di anticipare, pensare proprio un secondo prima quello che deve succedere, perché è abbinare all'emozione, al momento reale di quel momento, abbinare la miglior fotografia possibile, perché io mi chiedo una cosa, Fabio. Mi chiedo una cosa, se la ricerca della perfezione nella fotografia può dare l'idea, diciamo, a te che lavori, vai alla ricerca di questa attenzione, hai la paura o il timore di poter perdere qualche cosa che magari meno tecnicamente corretto, perfetto, dove manca magari la fotografia, però c'è dal livello emotivo. Quindi
il tuo lavoro è quello di anticipare gli eventi, però non sempre può succedere, quindi la tua scelta in quel caso qual è? Preferisci comunque lo stesso concentrarti oppure no, prenderti il momento? Allora, guarda, io per quel motivo giro sempre anche con lenti fisse, quasi sempre una che è il 50 mm, proprio perché sono sempre del pensiero che quando succede questa cosa veloce, io non me ne sono accorto, io ho quella lente, quello che entra in quel momento, in quella focale, quello è. Però comunque nel 95% dei casi riesco a curare la fotografia, le linee, l'architettura, perché, cioè, non so se sarà magari perché lo faccio un bel po' di anni, si vede dalla barba bianca, o sarà perché ci sono fissato, però penso che sia veramente fondamentale e fa la differenza, perché come ha detto Daniele, uno magari lo vede nel video e dice comunque è semplice fare queste immagini, alla fine io realizzo immagini semplici, non sono complicatissime, quando le vai a vedere, magari però nel farlo possono essere più complicate, cioè sono cose che ti dico di gente che mi ha detto nel vedere i miei video, anche i miei video completi. Certo, ora ritorno subito a te, una domanda volevo fare a Nicola, giusto per fare questo... No, fai il ping pong. Ti volevo chiedere, gestire tutte quelle comparse in quel video che noi abbiamo visto, ecco, anche lì ti mette un certo pressione a livello organizzativo, a livello mentale, o riuscite a dividere un po' i compiti tra voi tre? Intanto ti saluta uno dei tuoi cari soci, suppongo, però non vedo chi è perché non si vede. Emanuele, può essere? Mochi? No, vedo soltanto la faccina verde, diciamo... È Nicola che ha scritto. Ah no, questo sei tu. Sì, okay. Era in risposta ad Emanuele Torre. Niente, lascia perdere, sono scollegato. Comunque rispondi alla mia no, non ci posso credere che ho combinato. Ragazzi, tagliamola poi. Tutto. No, sarai sostituito. No, si sono divisi. Vai. Cioè, c'è stato chiaramente un aiuto, soprattutto per la gestione delle comparse, anche di Marco Mondaini, che oltre appunto alla parte concept e recitativa ha dato una mano anche in aiuto regia e produzione, diciamo. Perché si occupava più dell'aspetto fotografico, quindi era totalmente concentrato sull'immagine e sulla fotografia. Quindi c'erano persone che oltre a te hanno curato un po' la ricerca. Mi hanno supportato, certo, sulla direzione. Io chiaramente la direzione devo guardare le immagini e cercare anche di direzionare anche tutte le comparse, insomma, che poi è una, adesso non ricordo il nome, però sono proprio di Fano, mi sembra, un'associazione proprio di Saltarello. Ok. E quindi si sono gran parte di loro, poi altre erano comparse proprio che sono venute lì, però la maggior parte erano proprio esperti, diciamo, del Saltarello, infatti anche tutti gli strumenti, così, sono stati gentilissimi. L'abbiamo fatto lì alla cima, tra l'altro lì a Monte Conero. Non so se conoscete, insomma, proprio... No, non conosciamo tutto. Monte Conero c'è la cima, che è un locale. Calogero conosce solo l'Etna, l'unica cima che conosce. Con tutto il rispetto, mi fregio del piacere di avere una delle vette più alte d'Europa, quindi... Lo spettacolo più bello dell'Etna è quello di poter sciare e vedere il mare di fronte, quindi... Non so se mi spiego. Al di là di questo, naturalmente i tempi sono molto brevi, mi piacerebbe far vedere subito i prossimi due video, che sono La miglior fotografia di Fabio nel Wedding Film, e subito dopo vedremo l'altro tuo lavoro che ha vinto sempre il concept nel cortometraggio. Va bene? Slowly comes the winter frost, overtakes.
Rieccoci, Fabio, è inutile che io sprechi le mie parole nel dire che sei veramente qualcosa di eccezionale, cioè è tangibile la tua bravura e mi piace anche ricordare determinate cose, come tu hai fatto dei salti di qualità e vorrei avere questa tua capacità di poter trasmettere e arrivare ad un certo livello in così brevissimo tempo. Noi tutti e tre, almeno io, te e Daniele, ci siamo conosciuti nel lontano 2013-2014, ora non ricordo. Il mio primo campus fu Lipari. Lo stesso per me. E anche Daniele. Io con Daniele ho condiviso la stanza e da quel momento a tutti i campus... Non mi ha lasciato più, quel momento non mi ha lasciato più. a tutti i campus noi ci telefoniamo e prendiamo la stanza insieme. Vuol dire che vi trovate bene, che siete una bella coppia, quindi già collaudate. Si è trovato bene, dai. Lo sai qual è il discorso? È meglio... inquietante, quando dormi è molto inquietante. Però... ti ho dato molti spunti, se sei quello che sei pure grazie a me, perché specialmente i lavori dove naturalmente riesci a sfruttare sound design, non te l'ha mai capitato. Allora... ti ringrazio per i complimenti prima di tutto, grazie davvero. Sì, quello fu il mio primo campus, io invece dormi con Dario Naddeo, o con Dario dormi. Dariuccio, lo salutiamo, sei in diretta. 3-4 workshop. Me lo ricordo benissimo, sia perché mi è piaciuto tantissimo Philip White, soprattutto sul discorso anche lui molto luci ombre, molta ombra, e lì ha dato molti spunti per la fotografia, tantissimo. Da Philip White veramente ho appreso tanto in quel campus, a parte poi ho appreso il discorso anche perché poi l'anno dopo non ci sono stato perché ho fatto la mia prima fiera sposi, proprio decisi di tagliare col passato e di iniziare questo discorso da solo. E poi diciamo comunque lì ho conosciuto tantissime persone, cioè comunque il valore aggiunto di quel campus a mio avviso è stato avere sia la sala dei workshop che
nell'alloggio, tutto in un'unica struttura. Quello fa tantissimo. Anche perché da lì non ti potevi muovere, eravamo in un'isola, perciò non potevi andare comunque. Vogliamo dire cosa stava diventando? L'isola dei videografi. Abbiamo rischiato e il nostro presidente, il caro Demetrio, ha dovuto fare salti mortali per far arrivare Philip White, che allora era il nostro master, a casa, perché non partiva. Cioè, ci fu l'allerta meteo, noi siamo rimasti tre giorni senza viveri. Cioè, nel senso, non arrivavano nell'isola i viveri, non arrivavano giornali, e tutto, in pratica, il sostentamento dell'isola erano con le scorte che loro sono abitualmente bravi che a hanno fare. Solitamente. Abbiamo dovuto noleggiare, vi ricordate, a spese dell'associazione, un elicottero che portasse a Catania Philip White. È stata una bella esperienza, perché comunque da là ho iniziato a conoscere tanti dell'associazione, tanti anche altri che magari ora non sono più nell'associazione. È stata un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo potuto mettere sul campo ciò che apprendevamo, quindi siamo usciti fuori a fare delle riprese, cioè è stato tutto bello, tutto veramente... Sì, ma io dico sempre che ogni incontro, che sia un campus, che sia un workshop, non è solo quello che ti può lasciare il master, ma anche appunto le nuove conoscenze, i nuovi colleghi, nuove amicizie, fa davvero tanto, quindi non solo il docente che sta lì a parlare 2 o 3 giorni. Sì, senza dubbio. Ascoltate ragazzi, volevo salutare effettivamente tutti quelli che sono online e ci stanno seguendo, forse oggi ho peccato, non l'ho fatto, quindi vi saluto tutti, inutile che vi elenco nome per nome, però sappiate vi stiamo leggendo, e poi magari dopo la diretta, ragazzi, se voi avete il tempo di poter spulciare i vari saluti, domande, potete farlo tranquillamente. Ora ritorniamo a Nicola con la K, senti una cosa, prima di vedere il video... Io voglio che tu mi raccontassi la tua esperienza con il nostro presidente, perché dagli arbori tu hai iniziato il settore videografico, penso, fiancheggiando il nostro caro Daniele Donati. Com'è vivere con lui l'evento reale? È molto no, lui non ha spiegato niente di matrimonio, questo è proprio... Era lì proprio... Per bere, Nicola, zero filtri. A capo. Zero filtri, no, dici no, tutto quello di negativo. Devi essere zero filtri, dici tutto quello che è di negativo che rappresenta Daniele. È una cosa. Cioè, Nicola è stato forse quando abbiamo iniziato a lavorare con le Reflex, è stato il primo che è venuto con me a fare dei matrimoni, però all'inizio l'impostazione di lavoro era molto diversa da quella che c'è attualmente, però Nicola è stato testimone, diciamo, del mio passaggio, cioè del momento in cui ho fatto una certa scelta di stile. E il giorno che proprio per me è stato un giorno molto particolare, in cui c'è stato questo cambio. Abbiamo una foto, ragazzi. Era un matrimonio. Abbiamo una foto che ha ripescato Riccardo, che è bellissima. Voi due la potrete vedere tra qualche secondo. La sto già vedendo. Ah, questo è un cortometraggio. Però siete voi. Lui sembra un ragazzino. Mamma mia, ragazzi. Daniele, non gli piaceva quello che stava filmando, fa una faccia. Ma perché lì stava arrivando la bufera, non so se ti ricordi, Dani, che abbiamo fatto di fretta. Stava arrivando l'uragano proprio. Noi stavamo proprio al mare, quindi diciamo che Riccardo, ma tu non finirai mai di stupirmi, fratello, tu sei la mia ancora di salvezza. Però avete fatto caso che il nostro presidente non l'ha fatto parlare, ha qualcosa da nascondere. Parla, Nicola, dici. No, non c'è. Sarebbe stato con te. Io fondamentalmente, dopo che ho finito gli studi all'Accademia, e poi ero andato all'apertura dello studio lì a Chiaravalle, e da lì ho fatto una prova, insomma, con un matrimonio sempre lì a Chiaravalle. Pian piano poi dopo mi ha chiesto di dargli una mano. All'inizio ero l'addetto dello slider. E poi hai capito che il matrimonio non è qualcosa che fa per te. No, non è che vabbè, a me piaceva più un discorso, appunto, non voglio dire autoriale, perché anche il wedding ha l'autorialità, però più proprio del racconto da zero,
ok, senza gli obblighi chiaramente che un matrimonio comporta. E poi c'avevo per le mani questo progetto di Vare in Balsa a cui ho voluto proprio puntare totalmente perché si era creato una bella, un bel gruppo. Allora, quindi è stata una scelta non dovuta, ovviamente. Da suo tempo, Calogero, cioè, mi ricordo, a volte veniva con me dei matrimoni, quando eravamo al ristorante, praticamente si avvicinavano gli invitati che dicevano ma tu sei Nicola Brunelli, anche l'autore si facevano fare. Sì. Eri già importante ai tempi. Sì, sì, perché con lui già pian piano Vare in Balsa iniziava, insomma. E allora facciamo una cosa. Dobbiamo... camerieri, così, però raramente, insomma. Però sì. Allora, visto che già abbiamo parlato con te, facciamo una cosa. Vediamo il tuo ultimo video e poi ritorniamo perché ho una domanda da fare a Fabio e a Daniele. Non che non me ne volere, perché riguarda particolarmente il matrimonio. Mandiamo il tuo video che è il miglior concept nel cortometraggio. È passata solo una settimana da quando ti ho perso. Mi hai rubato il cuore e ora mi rimane solo il silenzio. Puttana. Stop! Stop! È buona? Devi piangere! Ma non ci riesco a piangere. È tutto il giorno che stiamo tentando di farti piangere. E basta questa cipolla! Che tanto non piange. Dai, proviamo con il mentolo, eh? Che questo è fatto apposta per i cani. Perché sei un cane. Dai, sbatti le palpebre, forza! Giriamo! Incredibile. Doc, sta calando la luce. Siamo in ritardissimo. Ho capito. Ma domani torniamo a lavorare. Abbiamo preso le ferie per questo conto. Ho capito, ma se il cane non piange... Facciamolo piangere. Facciamolo piangere. Ci siamo? Motore? Partito. Audio? Partito. E? Azione! È passata solo una settimana da quando ti ho perso. Mi hai rubato il cuore. E ora mi rimane solo... Stop! Stop! Questa però era buona! Cosa devo fare con te, Marco? Neanche il mentolo? È l'ultima scena. Una cosa devi fare! Cosa? Piangere! Devi piangere! Doc, si fa tardi! Ho capito! Ma domani si lavora! Ho capito, Doc, è con le cipolle. Ma basta con le cipolle! Basta! Vai a prendere l'estremo rimedio! Io, Marco, non so più cosa fare con te. Oltre a dirti che sei un cane, non so cosa fare. Tra l'altro te l'hanno sempre detto tutti che fai schifo. Te la ricordi Silvana? La maestra delle elementari che ti faceva sempre fare l'albero alle recite scolastiche. Un motivo ci sarà, no? Ma Silvana mi voleva tanto bene. No, Silvana era una stronza, era! Doc, la luce sta calando! Sì, sì, ho capito! Prepara l'estremo rimedio! Dov'è l'estremo rimedio? Dai ragazzi, pronti a girare! Vai! No, non c'è più l'estremo rimedio! Forza, giriamo, dai! Motore? Pronto! E azione! Dai, penso ragazzi, dopo questo video possiamo alzarci e andare a casa. Dico, io già sono a casa, quindi rimango. Cioè, esilarante al massimo, ragazzi. Cioè, la cosa bella di questi tuoi video è che tu fai tutto. In pratica, curi la fotografia, sei il regista, sei attore. Non so se fai il camera. Questa la fotografia l'ha fatta Giuseppe Cuocci, la fotografia. Ma dico, cioè, sei... Sì, vabbè, questo qui era... La cosa che montaggio, non sempre ho montato, molti video, però per esempio questi qui che ho presentato, di solito l'ho montati io, però ecco, c'era alternanza anche lì. Adesso non voglio fare il one man show. No, ci mancherebbe. Ma stiamo parlando... fotografico, no, cioè, c'era un lavoro di Giuseppe che era... Stiamo parlando con te, quindi parliamo di te. Sì, sì. Ma quale figura ti piace di più? Nel senso che vedo che ti diverti anche tantissimo nella recitazione.
Sai, nella comicità, poi a me piace molto la comicità milanese, quindi Bisio, Abbatantuono, non dei primi tempi, Abbatantuono, quello un po' la comicità un po' più matura, Aldo Giovanni Giacomo, insomma, tutto quel tipo di comicità molto reale. E quindi chiaramente quando vai a spiegare a un attore o chi deve recitare, comparsi o attori secondari, che tipo di dinamiche comiche deve avere, è chiaro che io mi medesimo e quindi molte volte lo faccio meglio, magari meglio io che l'attore stesso, insomma. Poi dopo chiaramente quando trovi attori come Marco è tutto più facile e dà anche gusto, chiaramente. Perché poi c'è la complicità, no? della complicità c'è stata in questi anni, questa complicità con loro che è una cosa meravigliosa. Io preferisco star dietro, cioè preferisco vedere il risultato, no? Cercare di dare, ma non perché proprio mi piace di più, sento che è una cosa che... Infatti molte volte mi hanno detto, ma te anche davanti dovresti provare, no? A fare l'attore, a fare davanti, è una cosa che faccio se c'è bisogno, insomma, perché in questo caso non riesce. Riesci molto bene nel tuo intento, quindi... No, l'importante secondo me è che arrivi, mi piace arrivi. Il lavoro complessivo, poi chi c'è davanti, se deve stare chi, è giusto che ci sia, no? Certo, se no magari certo, c'è certo. Sempre... Ognuno il suo ruolo. Volevo rivolgere appunto, come avevo anticipato prima, rivolgere una domanda sia a Fabio che a Daniele, che siete per me due figure di spicco nella videografia italiana. Naturalmente per la realizzazione di un corto, di un video aziendale, riesci a programmare lo storytelling perché hai un ingaggio, no? Stabilisci insieme cosa fare e poi lo metti in atto. Nel matrimonio, dove noi sappiamo l'inizio e sappiamo pure la fine, no? Come fate a non so il termine, Riccardo, aiutami, ti prego. Districarvi? Bravo, bravo, quello che ha detto Riccardo. Nei meandri un po' di questa... attitudine, cioè creare lo storytelling di un matrimonio dove già sai come va a finire, no? Ipoteticamente si svegliano, si sistemano e poi finiscono con il taglio della torta. Noi sappiamo, tutti i matrimoni sono così, in linea di massima, ok? Facciamo rispondere prima Daniele, la giornata prima tipo... Presidente. La mia domanda era quella, perché è una giornata tipo... quasi per tutti uguali. La giornata logicamente bene o male sono tutte uguali, dopo dipende, ci sono anche diversi matrimoni magari stranieri che ti danno diversi spunti anche di diverse religioni o diverse usanze che magari cambi, però non è solo non è solo quello che accade. Adesso ti parlo anche semplice matrimonio magari italiano, non è solo quello che accade, dici vabbè io devo raccontare i preparativi, la chiesa, il ristorante o quello che è, e riuscire a entrare dentro, a capire, cioè a volte anche l'ascoltare, cioè il sapere ascoltare. Per quanto riguarda gli italiani, io adesso vabbè, non voglio entrare nello specifico eccetera, però io in genere faccio uno storytelling con gli italiani proprio perché, volendo impostare diciamo una struttura più filmica, più basata sul racconto, dato che i matrimoni italiani non hanno questa struttura narrativa che fanno spontaneamente, io tramite degli incontri prima faccio una chiacchierata in che registro praticamente, che per me serve sia per trarre una base diciamo narrativa per il film, ma soprattutto mi serve per conoscere, cioè mi serve per capire quali sono le cose importanti per loro, quali sono le esigenze maggiori, quali sono le loro aspettative, che cosa anche loro si immaginano, perché tu comunque se, allora, nel mio modo di vedere il film che faccio del matrimonio è molto applicato anche a quello che il cliente vuole, ma se tu già sai quali sono le sue aspettative, che cosa lui si aspetta, è molto più semplice perché tu certo.
vinci facile, perché gli dai quello che vuoi in sostanza, però logicamente lo devi fare con una coalizione. L'importante è molto ascoltare, cioè sapere ascoltare. Pensi che nei matrimoni italiani manca quello che ci hai detto poco fa, perché è un discorso anche culturale? Nel senso che la nostra cultura del matrimonio ci porta a aver vissuto e continuare a vivere determinate... È un discorso culturale, che non c'è questa cultura del discorso parlata. Io personalmente il problema che avevo, non tanto nei video, non ti sto parlando dei video brevi, che per me i video brevi hanno la sua importanza relativa, io ti parlo comunque del film... Il film finale. Film completo. Finale. Che logicamente, se in un film, se non c'è l'unico pezzo di parlato, che ne so, è la promessa, tu ti ritrovi tutta la giornata che, a parte qualche piccola battuta che potrebbero fare, eccetera, tu hai un film che devi musicare. Cioè, puoi mettere anche la colonna sonora, quello che ti fa, ma diventa tutto molto comunque abbastanza pesante per costruire tutta questa struttura di un film. Quando invece c'è comunque un racconto, cioè il film, oltre a trasmettere quello che accade nella giornata, ti porta anche l'esperienza della voce, del racconto, di quello degli sposi, di quello che stanno vivendo, o che pensano di vivere, eccetera, riesce a costruire anche questa struttura narrativa che regge un po' tutta la costruzione del film, che logicamente io non parlo di film in me, non so, lunghissimi, ti parlo certo. Comunque di massimo 20 minuti, se ci arrivo, poi dipende poi se è un matrimonio, un giorno, certo, certo. Purtroppo abbiamo i tempi molto ristretti, passo a te Fabio. Vai. Allora, come diceva Daniele, sì, con il matrimonio magari di coppie non italiane c'è il discorso che loro hanno la tradizione degli speeches, quindi riesci a giocarti discorsi per dargli comunque uno storytelling. Per fortuna sta arrivando molto anche negli italiani, perché non ti nego che mi capitano sempre più matrimoni italiani con vari discorsi, e sono praticamente il filo narrante dei 15 minuti di wedding film. Quindi, tra virgolette, mentre magari può sembrare da un lato più difficile, perché tu hai questi discorsi che devi ascoltare, devi legare, devi collegare, però invece ti rende il video più, tra virgolette, anche più semplice, più emozionale, anche più personale. Quindi uso questi discorsi come praticamente trainante dei 15 minuti di wedding film. Se non ho questi discorsi, uso i 15 minuti di shooting, magari, quindi quelle immagini che riesci a fare più in modo creativo, dove magari ci metto più del mio, le uso spalmate in questi 15 minuti di video per magari raccordarmi da un punto all'altro. Poi è molto a sensazione, cioè anche durante il giorno, durante quelle 10 ore di matrimonio, tu sei lì e puoi vedere una cosa che ti può coinvolgere, che ne so, una giornata di pioggia, mi capita spesso, e dici ok, c'è la pioggia, non la devo nascondere, cerco di utilizzarla come racconto. Infatti all'inizio del video che abbiamo visto c'era la pioggia. Certo, certo. Anche uno shooting... un elopement che ho fatto di una coppia Matera, ha diluviato, quel video senza la pioggia secondo me sarebbe stato un video normalissimo, la pioggia lo ha reso magico. O uno degli ultimi lavori che ho fatto era una masseria pugliese con delle finestre e porte blu. L'allestimento, il pantone, il colore di quel matrimonio era blu, lo sposo mi ha fatto un bellissimo tuffo nella piscina fatta col drone, quindi vedevo tutto blu. E già lì ho pensato, ma qua quasi quasi ci lavorerò con Volare dipinto nel blu. Cioè è un'idea che ho avuto io già mentre lo giravo, poi magari la gente l'ha visto il video e non ha collegato l'allestimento blu, le porte blu, la finestra blu. Vabbè, in primis devi lavorare per una soddisfazione. Sì, infatti ho detto magari poi lo guardano il video e non capiscono tutti questi collegamenti, però c'è chi l'ha capito, quindi l'importante è quello, che il video arrivi a qualcuno, perché poi non può arrivare... se lo guardano in 100 non può arrivare a tutti a 100, ma senza dubbio ogni lavoro artigianale è quello. Quello sicuramente, ma poi cioè, comunque dipende anche poi da quello che l'autore vuole, cioè, ognuno magari noi è diverso, ognuno ha la sua impostazione, l'importante è che sei coerente con quello che porti avanti e fai vedere quello che a te piace fare, perché sì, ma infatti... il cliente che si riconosce in quello che fai, cioè, lo troverai sempre.
Lo stesso discorso che faceva Fabio prima è esattissimo, che lui dice adesso è vero che ci sono tante coppie italiane che fanno da soli i discorsi, cosa che magari non capitava prima. Per me è capitato spesso che vedendo anche delle coppie, non so, dei lavori che faccio io con gli stranieri dove ci sono questi speech che comunque collegano, con altri lavori vecchi miei italiani in cui ho usato molto di più lo storytelling per portare questa narrativa, cioè questo far vedere questo tipo di video ha portato gli ultimi anni le coppie che sono venute, che loro stesse si sono organizzate in quel senso, perciò dipende da quello che tu, cioè se tu hai una cosa che piace, che vuoi portare avanti, un'idea, mostri come tuo prodotto quello che ti piace lì, e chi si riconosce viene da solo, cioè non è più, non devi sì, più. Ma infatti calcola che togliamo il 2020, io nel 2019 ho fatto un 70%, forse 80% di diritti civili, compresi gli italiani. Sì, cioè io anche, anche le coppie italiane che io faccio, ho più coppie italiane che fanno il diritto civile che quello in chiesa. Perché? Perché a me capita più spesso di pubblicare quel tipo di matrimonio e quindi la gente che si rivede in quei video quindi cerca, questo è marketing. Sì, no, ma è giustissimo, è giusto che sia così, assolutamente. Ragazzi, vi comunico che siamo andati spediti. Gli argomenti che abbiamo tirato fuori sono così allettanti che ci farebbero stare un'altra ora a parlare, però naturalmente non possiamo, il tempo già volge al termine. Io vi ringrazio per aver accettato subito, spero con te Fabio, ma anche con te Nicola, qualora volessi entrare a far parte di questa famiglia, di riavervi nella nostra rubrica L'incontro con il socio, e quindi per portare avanti anche le vostre tematiche, portarle avanti e farle conoscere un po' a tutti. Mi scuso con quanti non ho avuto la possibilità di leggere magari qualche domanda, lo farete voi dopo la nostra diretta, perché il tempo è tiranno, quindi io purtroppo dobbiamo andare a chiudere. Quindi vi ringrazio, ringrazio sempre ANV, grazie a te Daniele per la fiducia che mi stai riservando, grazie per la regia Riccardo, e voglio far salutare naturalmente il nostro presidente, ce l'abbiamo in diretta, e io vi abbraccio, non parlo più. No, ringrazio Nicola, ringrazio Fabio per aver partecipato comunque al Film Festival, che è la nostra prima edizione, poi adesso vedremo il prossimo anno di farla ancora meglio e portare anche qualche altra novità. Spero che partecipiate anche al prossimo evento, e continuate. Guarda, Daniele, perché comunque sono io Fabio, che saluto voi. Saluto voi, e come ho già detto, avete fatto veramente un grandissimo lavoro, quindi con tutte le avversità del periodo, ma davvero bisogna riconoscere il lavoro che avete fatto voi del nuovo direttivo, davvero avete fatto tanto, quindi davvero complimenti. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao.